HDR in GIMP. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi tratteremo l'HDR in GIMP. Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di grafica GIMP, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, vedremo come applicare l'HDR in GIMP, quindi post-produzione, alle nostre foto in maniera veramente, veramente rapida. Ho messo a punto un mio metodo molto, secondo me, veloce, ma anche di grande effetto. Ma prima, ovviamente, dobbiamo capire che cos'è l'HDR, quindi teoria prima fondamentale per capire sempre cosa stiamo facendo. Poi, come sempre, vi farò vedere in maniera lenta il processo, in modo da ovviamente comprenderlo, e dopo andremo a applicarlo in una successiva foto in maniera molto rapida per farvi capire che è veramente velocissimo. Quindi, HDR. Che cos'è l'HDR? L'HDR è acronimo di High Dynamic Range, cioè una gamma più ricca e dinamica di colori. Cosa vuol dire? Vuol dire che partendo da una foto, l'HDR agendo su questi parametri che sono risoluzione, profondità di colore, frequenze di fotogrammi, spazio cromatico e luminosità, diciamo utilizzando questi cinque elementi fondamentali, facendo delle regolazioni, l'HDR permette di passare da una foto ad un'altra regolando quelli che sono la gamma dei colori, cioè i colori che ci sono tra il nero più nero e il chiaro più chiaro della foto, in maniera tale da rendere più ovviamente bella, più nitida, più satura, cioè più bella da vedere, più che rende meglio ovviamente la foto dal punto di vista dei colori, senza far perdere dettagli alla foto, soprattutto nelle zone più scure e nelle zone più chiare. Quindi fondamentalmente ci ridà, partendo da un'immagine, l'HDR ci ridà un'immagine più sicuramente più contrastata, più satura, più ricca di dettagli, soprattutto nelle parti scure e chiare, dove ovviamente si tende a perdere dei dettagli. Pensate per esempio alle foto sovraesposte, sottoesposte, ovviamente dove l'HDR agisce meglio perché va proprio ad agire in quelle zone lì, cercando di recuperare i dettagli. Andiamo a vedere nello specifico, quindi, in queste due foto scaricate da Pixabay, quindi foto di un panorama ma anche foto di un soggetto, immagini che abbiamo già visto in altri tutorial. Andiamo a vedere, partendo da questa foto, allora andiamo a vedere come applicare l'HDR. Ok, quindi andiamo a duplicare due volte il nostro livello di base. Il primo lo chiameremo desatura e il secondo lo andiamo a chiamare ricopri. Allora, cosa dobbiamo fare? Andando sul primo livello desatura, andremo ovviamente, come dice il nome, a desaturare, cioè a rendere l'immagine una scala di grigi, quindi colori. Andremo su desatura e andremo su desatura. Quindi vedete che abbiamo creato la nostra immagine in scala di grigi. Qui va bene luminanza, lasciamo tutto così com'è. Ok. Adesso facciamo uno zoom out con CTRL e rotellina del mouse, andiamo su a mettere la modalità di fusione di livello su ricopri. Vedete cosa abbiamo fatto, la risultante qual è? Se voi vedete l'immagine da cui siamo partiti, quindi questa, e poi con questa azione che abbiamo fatto, vedete che ci ridà un'immagine più contrastata, okay? Quindi con gli scuri più scuri e i chiari più chiari, anche i colori più contrastati. Questo perché? Perché ovviamente questa immagine qui desaturata, vedete dove ci sono i neri e i chiari, quindi i bianchi e i neri, agendo sul livello sottostante con la modalità ricopri, vi va a contrastare, cioè a rendere gli scuri più scuri e i chiari più chiari. Infatti, se vedete qui questa zona dove ci sono gli scuri, vedete che da qui passando a qui vedete che ve li rende più scuri, e questa zona dove ci sono i chiari, vedete, se io vado qui vedete che c'è questo giallognolo intorno, questo bianco, vedete che è tutto più sparato, okay? Quindi ha fatto un effetto di forte contrastata. Ma ovviamente dovete stare sempre attenti perché queste modifiche che noi facciamo devono essere sempre fatte in maniera molto graduale, quindi invece che 100 mettiamo 40. E vedete che è già molto più credibile la foto, che è il contrasto molto più reale. Ma non ci basta, prendiamo il livello ricopri e andiamo a metterlo sopra al desatura. E anche su questa facciamo un ricopri, così
come modalità di fusione livello. Vedete che abbiamo ancora aumentato questo effetto di contrasto, ma anche in questo caso è troppo, quindi ancora 40 come opacità. Quindi vedete che abbiamo creato, vedete, dalla nostra immagine iniziale, che è questa, abbiamo creato, boom, questa immagine più contrastata, dove comunque non abbiamo perso grossi dettagli, vedete, nelle zone più chiare, più scure. Qui magari ne abbiamo perso un po', vedete, dove qui c'era questo alone arancione intorno, vedete che l'abbiamo un po' perso. E allora come possiamo fare? Vediamo in queste zone scure, ad esempio questa zona scura, quindi andiamo a vedere se abbiamo perso dettagli. No, non particolarmente, però cosa possiamo fare? Qui è abbastanza, non ci sono grosse zone di chiaro, di scuro, dove si possono perdere i dettagli, se non questa parte qui. Andiamo ad agire su questa parte che abbiamo visto. Quindi cosa facciamo? Facciamo un tasto destro, facciamo un nuovo dal visibile e andiamo ad agire con lo strumento Dodge and Burn, cioè scherma brucia, che ovviamente ci serve per applicare la tecnica di scherma brucia, cioè di appunto andare a scurire o a schiarire quelle parti di immagine troppo scure o troppo chiare per tirare fuori i dettagli. Quindi andremo su, in questo caso, su brucia, ovviamente dovremo andare a bruciare un po' questa zona qui per tirare fuori il giallo. Andiamo sui mezzi toni in questo caso, quindi andiamo su una dimensione che sia giusta, quindi abbastanza grande, forza e durezza minime, quindi intorno al 20%, 20-25%, perché ovviamente dobbiamo essere molto cauti a fare questa operazione. Andiamo a vedere, vedete, andiamo a tirare fuori il giallo che c'è intorno. Possiamo fare questa operazione ovviamente in tutte le zone che ci interessa, stando molto attenti. Vedete che è venuto fuori il giallo, quindi da qui vedete che c'era proprio questo giallo a qua, mantenendo la parte, vedete, contrastata tutto intorno. Quindi abbiamo applicato un bellissimo effetto HDR da qua, vedete, siamo partiti da qui a qua, quindi direi veramente veramente ottimo. Il dettaglio lo vedete, perché se voi andate qui vedete queste foglie che ci sono, torno sullo strumento sposta e noi andiamo ad applicare l'HDR. Vedete che non abbiamo perso dettagli, abbiamo solamente contrastato l'immagine. Andiamo quindi ad applicare la nostra HDR alla nostra seconda foto di questo bel gattino che abbiamo già utilizzato altre volte in altri tutorial. Quindi andiamo a farlo velocemente, quindi duplichiamo due volte il livello, potete poi rinominarlo. Sul primo in alto andiamo su desatura, ok, lo mettiamo su modalità ricopri, 40% va bene. Poi andiamo a prendere questo livello, lo mettiamo sopra, modalità ricopri, e 40% di opacità. Vedete che da così siamo passati a così, quindi forte contrastata. Guardate come vengono fuori i dettagli, la definizione nel pavimento. Ma non ci basta, vedete che qui magari, vedete che qua si vedono un po' di dettagli, mentre qui scurendo abbiamo perso. Quindi tasto destro, nuovo dal visibile, e andiamo ad utilizzare lo strumento Dodge and Burn, quindi forza e durezza minime, in questo caso facciamo scherma, mezzi toni, dimensione abbastanza grande, quindi così direi che va bene, zoom, e andiamo, vedete, a chiarire queste parti, andiamo a tirare fuori un po' di dettagli del pelo, vedete, direi ottimo. Quindi ragazzi, da così l'immagine iniziale siamo passati a così. Quindi guardate, anche metto su muovi, da così guardate i dettagli del pavimento, vedete, completamente diverso, molto più nitido, molto più contrastato, quindi gamma di colori assolutamente più alta. Bene ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale perché nei prossimi mesi ne vedrete delle belle, quindi hashtag ne vedrete delle belle. Venitemi a trovare anche sul mio profilo Instagram, vero_ron_academy, e noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.